Mamma mia signori, Messi 93 dal valore 99 milioni. Se non ci siamo riusciti ragazzi, nel prossimo video dovrete scegliere una penitenza. Ragazzuoli, prima che il video incominci vi invito come sempre a rispondere alla domanda del giorno, lasciare un pollicione e attivare la campanella ragazzi, perché se volete finire su quel foglio come sta per fare adesso con i due ragazzi che ieri hanno indovinato la domanda del giorno per primi ragazzi, quindi attivate subito la campanella perché oggi andranno a finire sul foglio magico Ale07Gamer e Tonia Spagnolo. Quindi andate a iscrivervi tutti quanti e rispondere alla domanda del giorno, che oggi è la seguente ragazzi: quale era il numero di Ronaldinho al Barcellona? Scrivetelo qui sotto in un commento, forza! Ripeto qui questo nuovo video ragazzuoli, sono Dalox e oggi siamo tornati in una serie davvero devastante. Per questo video, per chi si è spento il joystick e tutto questo, voglio 4000 mi piace ragazzi per questo genere di video. Fatemi sapere se vi piacciono perché oggi siamo in una serie davvero particolare. Cosa faremo oggi? Come starete vedendo dalla mia maglietta e dallo stemma che vedete sul gioco ragazzi, oggi siamo qui per fare questa challenge, questa nuova sfida particolare. Praticamente vedremo i risultati di due club a vostra scelta nel prossimo episodio, quindi scrivete qui sotto nel commento due club che volete vedere nel prossimo episodio. Proveremo a scambiare i loro due top player ragazzi, come faremo oggi con Barcellona e Juventus, e una volta fatto ciò andremo a vedere i risultati come cambieranno durante il corso della stagione. 6.5 hours later. Per esempio oggi siamo nella prima stagione che ho simulato praticamente ragazzi, con il Barcellona abbiamo vinto il campionato ragazzi, campionato abbiamo perso la Champions League in semifinale contro il Manchester United ragazzi, e poi vediamo un po' sulla Supercoppa de Spagna, ok, non siamo arrivati neanche qui in finale, mentre la Supercoppa credo che abbiamo vinto, no, abbiamo perso pure la Supercoppa ragazzi. Non abbiamo vinto completamente niente, solamente il campionato. Invece vediamo la Juventus cosa ha fatto, che ho visto che praticamente è cambiata solamente, è riuscita ad andare avanti solamente in campionato credo, perché nella Champions League era stata fatta fuori perché la finale non era presente ragazzi. Andiamo a vedere che fine ha fatto la Juventus con Cristiano Ronaldo ragazzi. Noi il nostro bomber è Messi ragazzi. Dov'è la Serie A ragazzi? Eccola qui. Addirittura ha vinto il campionato il Napoli ragazzi, 86 punti secondo il Milan e terza la Juventus. Quindi la Juventus con Cristiano Ronaldo quest'anno è stato proprio un flop perché non ha fatto completamente nulla. Sì! Innanzitutto avanziamo e terminiamo questa stagione dove abbiamo vinto alla fine lo scudetto, quindi siamo andati manco così male ragazzi. Se riuscissimo a terminare la stagione per piacere, perché ragazzi fa così ogni volta che devo terminare una stagione. One eternity later. Ok, vabbè, le solite analisi di dirigenza della squadra, eccetera, eccetera. Adesso noi proveremo, ragazzi, quindi se non avete ancora capito, a fare lo scambio, ovvero scambieremo Messi, lo daremo alla Juventus e noi ci prenderemo Cristiano Ronaldo e vedremo cosa cambierà, perché secondo me, ragazzi, con Cristiano Ronaldo possiamo fare qualcosina in più. Ho questo forte presentimento, forza! Voglio una musica che carichi sotto per piacere e adesso andiamoci a prendere tutto quello che è nostro, ragazzi. Ok ragazzi, siamo nel nuovo campionato, nuova stagione, e la prima cosa che andremo a fare, vabbè, innanzitutto leviamo i tornei estivi che li odio ragazzi, li odio. È il momento di andarci a prendere Mister 100 milioni, ma sì, ma che 100 milioni? Mister 200 milioni, quanto lo pagheremo? Non lo so, scrivetelo qui sotto in un commento. Vai, mentre faccio questo, secondo voi quanto lo paghiamo Cristiano Ronaldo oltre a quello che gli diamo con Messi? Attenzione, andiamo a scrivere il nome ragazzi. Cristiano Ronaldo, eccolo qui, ATT 34 anni, valore 62 milioni, overall 91. Qui mi puzza la cosa, lista up di mercato perché Messi è 93, 94 sarà, non so quanto sia, però qui ci andremo un po' a perdere. Vabbè, noi la proviamo comunque. Contattiamo per acquistare Cristiano Ronaldo. Mamma mia ragazzi, secondo me accettano subito appena gli offro Messi. Ho il presentimento che accettino subito. Ok, abbiamo 500 milioni di budget, incredibile. Vabbè, no, ho sbagliato, cosa ho fatto? Scambio giocatori, attaccanti, eccolo qui. Mamma mia signori, Messi 93 dal valore 99 milioni, 30 milioni più di Ronaldo. Ok, andiamo.
Crediamo che potrebbe interessarle alcuni dei nostri calciatori. Saremmo disposti a prendere in considerazione uno scambio tra Ronaldo e Messi. Che ne dice? Attenzione, vediamo cosa ne pensa. Siamo disposti a prendere in considerazione uno scambio tra Messi e Ronaldo solo per l'aggiunta di un conguaglio? Pure un conguaglio volete? Altri 21 milioni, vabbè dai, ce ne abbiamo 500 e damoglieli su. Ok signori, abbiamo fatto lo scambio e adesso andiamo a trattare il nostro player Cristiano Ronaldo. Mamma mia, se non ci fa vincere la Champions Cristiano Ronaldo, lo denunzio. Allora, grazie per averci ricevuto, quanto è brutto il suo procuratore ragazzi. Comincio col parlare del ruolo del mio assistito, vabbè, deve essere il primo nome nella squadra titolare, è ovvio, perché cavolo, ci sta Cristiano Ronaldo titolare. Durata del contratto facciamo 2 anni, così tanto per, ok, ci soddisfano. Clausola accessoria a 180 milioni, va bene, tanto a noi non ci interessa niente di queste cose. E lo stipendio fa tutto lui, perfetto. Accettiamo il tutto quanto e tada! Eccolo qui, Cristiano Ronaldo con la maglietta del Barcellona, ragazzi, alquanto scena come cosa. Mentre il nostro Messi che fine ha fatto? No, non lo possiamo vedere Messi, vabbè. Adesso ragazzi è il momento di innanzitutto schierarlo titolare, se no voi dite che non gioca, cosa succede, non vera, però voi dite così, quindi lo faccio per evitare qualsiasi tipo di problema. Ok, facciamo così, perfetto. Vuoi salvare le modifiche? Sì. Salviamo tutto ragazzi e ora è il momento che tutti state aspettando. Andiamo a vedere cosa sarà cambiato da qui a giugno del prossimo anno. Vediamo se siamo riusciti a fare risultati migliori. Se non ci siamo riusciti ragazzi, nel prossimo video dovrete scegliere una penitenza se non riusciamo a migliorare i risultati. 3, 2, 1, let's go! Ci siamo, giugno 2020, e finalmente andiamo a scoprire com'è andata questa stagione ragazzi, perché secondo me è andata nel migliore. No ragazzi, oddio, siamo scesi di overall, non ci credo, 59 di overall, campionato secondi ragazzi. No, FC Barcellona, 38 partite, 21 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte ragazzi. Gol fatti solamente 56 con Cristiano Ronaldo, Suarez, tutti quelli. Gol subiti 28 e punti fatti 73. Miglior difesa, però ragazzi siamo arrivati ai secondi perché segniamo veramente poco. Non ci credo, andiamo a vedere un attimo. Vabbè, intanto andiamo a vedere prima tutte le classifiche. Ok, Supercoppa Spagnola l'abbiamo vinta. Perlomeno quella, un trofeo l'abbiamo vinta. Vale come mezzo campionato, facciamo, dai. La Coppa di Spagna, vediamo un po'. Ok, qui abbiamo fatto davvero ridere. Siamo arrivati dove? Ah, vabbè, abbiamo perso il Real Madrid ai quarti di finale. Supercoppa, vabbè, europea che non ci siamo andati noi, quindi non c'è niente da fare. Champions League, attenzione. Non voglio spoilerarmi. La Champions League, ragazzi, quindi torno tutto indietro dai gironi. E vediamo dai gironi cosa abbiamo fatto. Girone passato secondo con Leverkusen, Shakhtar Donetsk e Monaco. Vabbè. Poi, dalla fase a gironi siamo stati agli ottavi. Che dove siamo? Contro il Bayern Monaco. Ah, ok. Siamo stati fatti fuori agli ottavi di Champions, ragazzi. Non ho proprio parole. Mentre la Juventus con il nostro Messi, guardate un po', ha passato gli ottavi di finale. Ai quarti ha perso 3-1 con il Tottenham nonostante avesse Messi. In semifinale non c'è stato nessuno, sembrerebbe. Vabbè, non capisco perché le semifinali non le fa vedere. In finale il Bayern Monaco contro il Real Madrid che ha vinto la Champions, ragazzi. Davvero, davvero pazzesco. Ma adesso non è finita qui, perché andiamo a vedere la Juventus cosa ha combinato in tutto questo, ragazzi. La Juventus cosa avrà combinato secondo voi? Andiamo un po' a vedere. Tanto qua prima che lo trovo ragazzi passano più o meno 6 giorni, 4 ore e 33 minuti. Dai, ma dov'è la Serie A? Perché scompare sempre? Maxima apertura. Posso fare scegli competizione da Max, ma perché dormi? Perché dormi? No, questa è la Colombia, non ci interessa per niente. L'Italia, eccola qui, Serie A team. E la Juventus ha vinto il campionato questa volta con Lionel Messi. 26 vittorie,
9 punti e 3 sconfitte, 9 pareggi e 3 sconfitte. Ha fatto tanti punti più di noi, ragazzi. Noi ne abbiamo fatti veramente poco. Andiamo a vedere le statistiche di Cristiano Ronaldo per vedere com'è andato, perché secondo me non è andato in granché questa stagione. Ho questo presentimento. Infatti il suo valore è sceso a 89. A 89. Mamma mia, Ter Stegen è mostruoso, ragazzi. 91 di rata è arrivato. Allora, andiamo a vedere il nostro carissimo Cristiano Ronaldo. Dove sei? Eccolo qui. Allora, andiamo a vedere le statistiche. Supercoppa, 2 presenze e 0 gol. Champions League, 6 partite, 1 gol, ragazzi. Campionato, Le Liga Santander, 28 partite, 11 gol. Coppa di Spagna, 3 partite, 1 gol. Totale, 39 partite, 13 reti, signori. È andato abbastanza male il nostro Cristiano Ronaldo. Però è sempre Cristiano Ronaldo. Ragazzuoli, io spero che avete visto, vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Rispondete alla domanda del giorno e la risposta era la numero 10, ragazzi, per chi non lo sapesse. Comunque, datemi a seguire sul mio Instagram e tante cose belle, come sempre, qui dal Buotalox. È tutto, ragazzacci. Tintalox. Think different. Bella, ragazzuoli.